tutti, in questo numero della Biblioteca dei Phil ci occupiamo di un brano di Raff che si chiama Ti Pretendo, fa parte di un album che si intitola Collezione Temporanea e alla batteria c'è Alfredo Golino. L'intro del brano è molto particolare, è composto da tre misure di groove, queste tre misure però possono essere assimilate a un fill, e adesso le esaminiamo una per una. La prima misura parte sul terzo movimento, i primi due movimenti sono di pausa. Terzo movimento composto da un ottavo di rullante e un ottavo di cassa, e poi sul quarto movimento una sincope. Attenzione al rullo a 7, che parte dal primo colpo del rullante e arriva fino al primo colpo della sincope. Seconda misura, iniziamo a occuparci del primo movimento. Il primo movimento non è altro che una quartina di sedicesimi suonati mano destra, mano sinistra, cassa, cassa. Per suonare questa quartina io vi consiglio un esercizio. Perché? Perché il movimento che bisogna fare con il piede per andare in velocità sarà quello punta-pianta. Primo colpo con la punta del piede, secondo colpo con la pianta del piede. Il consiglio è di iniziare suonando mano destra, mano sinistra, punta, pianta e mano a mano crescere con la velocità. Vi consiglio anche di suonare non solo destra-sinistra, ma anche sinistra-destra o anche solo destra, o anche di suonare altre figurazioni ritmiche come appunto può essere un ottavo e due sedicesimi, quindi suonato un ottavo con la mano e due sedicesimi con il piede, anche in questo caso usando sia la mano destra che la mano sinistra. A questo punto mettiamo insieme l'ultima parte della prima misura con il primo movimento della seconda misura. Andiamo avanti, secondo movimento della seconda misura, molto semplice, sono due ottavi, il primo mano destra sul charleston aperto, il secondo mano sinistra sul rullante. Attenzione che in questo caso abbiamo spostato in avanti di un ottavo il colpo di rullante. Chiudiamo la seconda misura, terzo e quarto movimento. Terza misura, primi due movimenti, semplicissimi, due colpi, due ottavi con la cassa sul primo movimento, un ottavo e due sedicesimi sul rullante. Mettiamo tutto insieme. Chiudiamo la terza misura. Terzo movimento, pausa di ottavo e ottavo con la cassa. Quarto movimento, pausa di sedicesimo, sedicesimo con la cassa, ottavo con il rullante. Attenzione a tutte le ghost di questa misura che vanno a riempire gli spazi non occupati dai colpi di cassa o dai colpi di rullante in full. Da questo punto parte il groove. Parte con lo splash. La prima misura è semplicissima come l'avete trovata scritta sulla rivista.
La seconda misura, prima parte groove, terzo e quarto movimento fill, composto da due ottavi, cassa, primo tom sul terzo movimento, due sedicesimi e un ottavo sul quarto movimento. Questo è il punto dove entra il tema. Le prime quattro misure, come le ulteriori quattro misure, sono molto semplici con il groove. Attenzione solo all'apertura del Charleston, che è sempre in levare sul terzo movimento. Alla fine della quarta c'è un appoggio dell'ultimo sedicesimo sul rullante, mentre alla fine dell'ottava Alfredo suona questo fill molto bello che parte dal terzo movimento con il rullante anticipato, e per chiudere con Charleston e l'ultima parte del fill, che non è altro che una quartina di sedicesimi, questa volta suonata mano destra, mano sinistra, mano destra, cassa. Anche in questo caso il consiglio è di studiare questa quartina a parte, suonando right, rullante, left, primo tom, right, ancora timpano e cassa per chiudere la quartina di sedicesimi. Anche in questo caso partire molto lentamente e poi piano piano aumentare la velocità. Con questo abbiamo finito, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo numero di Transet Mag.